Salmo 128, versetto 2. Allora mangerai della fatica delle tue mani, sarai felice e prospererai. Il suolo è una delle conseguenze e una delle maledizioni che il Signore rivolge ad Adamo nel giorno in cui il peccato ha iniziato a fare parte della vita dell'uomo. Ma noi quest'oggi abbiamo una realtà profonda, bella, che rassicura e rasserena i nostri cuori, perché è vero che il suolo è maledetto e che ci vuole la fatica, il sudore delle nostre mani per guadagnare il nostro cibo quotidiano, ma è anche tanto vero che il Signore, ristabilendo ogni cosa sulla croce, ci dà la possibilità di avere un cuore benedetto. Quindi il suolo è maledetto, ma il cuore è benedetto, e quando il cuore è benedetto produce felicità e prosperità, perché il Signore lavora all'interno nostro, nella nostra mente, e benedice l'opera delle nostre mani, sia sul lavoro, e preghiamo sempre Dio per il cibo quotidiano, preghiamo per i nostri fratelli che in questo momento non hanno lavoro. Signore, aprigli la strada, fa che si possano guadagnare il pane lavorando. Ma anche quando ci affatichiamo nell'opera di Dio, che il Signore benedica le nostre mani, perché c'è sempre un mondo maledetto, dominato da Satana, che non vuole che portiamo il frutto alla gloria di Dio, e abbiamo bisogno della benedizione, della protezione del Signore nostro. Una benedizione che ci guida, che ci illumina e ci insegna. Signore, continua a tenerci nella benedizione del tuo cuore, che benedice il nostro. Il Signore ci benedica.